Benvenuti a E tu? Hai paura? Storie di fatti inspiegabili. Una produzione di Robes. Il Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo, meglio noto come Teatro Massimo di Palermo, vanta il primato di essere il più grande teatro lirico italiano e in Europa è superato solo dai teatri dell'Opera di Parigi e Vienna. Questo edificio, uno dei simboli della Palermo ottocentesca, è posto in pieno centro città, in Piazza Verdi, e con la sua monumentalità che ricorda il passato ellenico della Sicilia e la sua maestosa presenza non può non togliere il fiato al visitatore, turista o semplice passante che sia. Se dal punto di vista architettonico suscita una certa suggestione, non è da meno anche per i suoi misteri. La leggenda vuole che tra le sue stanze si aggiri il fantasma di una suora. Il fantasma del Teatro Massimo di Palermo. Forse non c'è niente di più diverso da un monastero che un teatro. Se è pur vero che in ambo i mondi c'è il canto che sa innalzare l'anima e il grande impegno emotivo, morale, fisico richiesto, è indubbio sia per chi sceglie la vita del teatro che per chi sceglie una vita monastica, le luci, le tante luci, i rumori, le ballerine, i corpetti, i profumi, la cipria e le risate e gli estranei che vanno e vengono mal si conciliano con l'isolamento volontario che c'è all'interno dei monasteri e che invece sono parte integrante della vita teatrale. Il Teatro Massimo fu inaugurato nel 1897, portando in scena il Falstaff di Giuseppe Verdi. Venne costruito sui luoghi dove un tempo non sorgeva una, ma due chiese, quella di Stimmate e quella di San Giuliano, a cui erano annessi altrettanti monasteri femminili. Si sa che, per tradizione, una volta entrata nel monastero non saresti più potuto uscire neanche dopo la morte e che venivi seppellita dalle consorelle ancora all'interno di queste mura. In particolare, le più importanti della gerarchia ecclesiastica monacale venivano seppellite nelle cripte. Per la costruzione dell'enorme edificio di 7.730 metri quadrati furono distrutte non solo le chiese e le celle delle monache, ma anche i cimiteri e le cripte dove le ecclesiaste venivano seppellite. Ed è proprio poco dopo la demolizione delle cripte che sono cominciati gli avvistamenti. Tanto che in poco tempo si è attribuito il fantasma a una delle madri superiori del monastero legato alla chiesa della Stimmate, le cui spoglie mortali riposavano proprio in quelle cripte ora distrutte. Forse proprio perché le apparizioni erano cominciate appena eliminato il suo ultimo giaciglio. La Monachella, questo è il nome con cui è conosciuta dai palermitani, è stata condannata dai vivi a vagare senza trovare pace e si crede che per questo abbia deciso di maledire il teatro
e tutti coloro che la vedono, cosa che non permetteva neanche quando era viva. Come osate disturbare questo luogo? Come osate portare il mondo fuori? La sua leggenda e la sua figura fanno così paura che si è cominciato a sospettare che lo stesso teatro sia stato colpito da una delle sue maledizioni. Infatti, per quanto sia in dubbio che in Italia ci sia una discreta lungaggine nella costruzione delle opere di pubblico interesse, non può non suonare strano che questo teatro abbia avuto bisogno di 23 anni dalla progettazione all'inaugurazione e che ce ne siano voluti altri 23 perché venisse riaperto dopo il restauro. I luoghi più probabili dove incontrarla, ma comunque noi non lo consigliamo, sono due. Dietro le quinte, dove una leggenda racconta di una delle cantanti che l'avvistò e, per lo shock o per una maledizione lanciata dalla monachella, perse del tutto la sua bella voce e non poté esibirsi. Un altro luogo sono i sotterranei, proprio dove un tempo c'erano le cripte. Forse perché è ancora in cerca di quiete, di un posto sicuro. La sua cripta, la sua bara, il suo sonno eterno, il suo sonno. Hai paura?